Siamo veramente felici di questa visita perché penso che le nostre due società sono, senza peccare di presunzione, fra le più importanti e serie della città. Massimo, grazie. Grazie a te. Questo è il nostro Gagliardetto. Ha rappresentato per noi il traguardo dove l'anno successivo avete avuto anche voi questa bella opportunità, quindi anche i complimenti che valgono la stessa, con la stessa rilevanza. Stessi colori, stessa passione, stessa città e adesso anche la stessa categoria, la Serie B. Un campionato prestigioso che entrambe le formazioni aretine si preparano ad affrontare. La SBA lo ha conquistato nella passata stagione vincendo a playoff la serie contro il Prato, mentre l'Arezzo Calcio Femminile lo ha consolidato lo scorso anno dopo l'indimenticabile promozione delle Imbattibili. Due squadre che portano in alto il nome di Arezzo in giro per l'Italia e che si sono incontrate al Palasport Estra Mario D'Agata. Secondo me è una bellissima iniziativa questo, che ovviamente al momento delle ripartenze stempera un po' anche l'ansia che tutti i ragazzi hanno, tutti i giocatori hanno, no? Sono queste piccole cose che comunque per noi sono anche grandi, perché ritengo che questa iniziativa, che è nata da un'idea dell'Arezzo Calcio Femminile, ritengo che sia, come dire, importante anche per sottolineare che ad Arezzo ci sono realtà importanti che fanno le cose con serietà e, guarda caso, la serietà poi paga. Quindi il fatto di avere questa B in comune è molto, molto bello. È sicuramente un motivo per conoscersi meglio come squadre, ma anche è un motivo motivazionale, proprio perché vediamo come si stanno divertendo e questo darà sicuramente forza in una fase iniziale di campionato non così semplice, perché la Serie B è sicuramente una categoria molto importante, poi se ci vogliamo migliorare è ancora più importante. Ovviamente è stata anche l'occasione per fare qualche tiro a canestro tutti insieme.